È uno scontro tra titani, uno scontro tra due delle principali pretendenti al successo di questo campionato. United Aprilia e Futsal Pomezia si contendono lo scettro del primato provvisorio nell'anticipo della quinta giornata del campionato regionale Under 21 Girone C. Addirittura del campionato, attenzione a questa ripartenza da parte dello United, calcio in porta Violetto. Poi c'è Violetto a sinistra che reclama il pallone, lo riceve, non passa questa volta, esagerato qui Violetto. Dall'altra parte, attenzione alla formazione ospite. Ma si rimane ancora 0-0, finta di corpo e poi la conclusione ancora che è stata scoccata da Scapello. Attenzione alla ripartenza però di Rosina, bel disimpegno a sinistra per Violetto che calcia in porta e lo gioca verso Leonardi. Leonardi, calcia Leonardi. Della sua squadra ha giocato un'infinità di palloni finora. Attenzione a questa conclusione che viene neutralizzata. Giovinazzo intanto prende la rincorsa, calcia in porta sul primo palo, riesce a respingere, costretto a giocare verso Spinelli. Attenzione a questo tiro in porta, arriva il gol del vantaggio. Per quanto riguarda lo United Aprilia, ha segnato Rosina, l'importantissima rete che sblocca la partita. Vedremo se riuscirà a capitalizzare l'occasione Rosina, rincorsa da parte sua, il tiro di Rosina, il pallone si infila sul alla sinistra del portiere Ciattaglia ed è dunque 2-0 per lo United. Riceve nuovamente il numero 10 della Futsal Pomezia, attenzione adesso a Giovinazzo che esplode il destro, si fa trovare pronto il portiere Cirilli, poi adesso sta approfondendo il massimo sforzo alla ricerca del gol, altro miracolo da parte di un sontuoso Cirilli. C'è Violetto pronto alla battuta contro Ciattaglia, Violetto il destro e pallone che fa la barba al palo e termina sul fondo. Fermato Ciattaglia che adesso ha lasciato la propria porta sguarnita, Violetto si intestardisce questo dribbling, perde palla, attenzione perché qui può essere esiziale la formazione dello United, della Futsal Pomezia, se la cava lo United. Rincorsa da parte sua, Leonardi il tiro, parata da parte del portiere. E poi l'uscita del portiere Cirilli, tutto regolare, attenzione a questo tiro in porta da parte di Cirilli che per poco non sorprendeva il portiere avversario. In precedenza la formazione della Futsal, attenzione a questo tiro sempre di Rosina. Rosina rincorsa con il destro, Rosina ci mette i guantoni il portiere del Pomezia Ciattaglia e mette in calcio d'angolo. Anche in questo caso avrebbe dovuto forse lasciar correre, sbaglia tutto, attenzione Rosina, Rosina con il sinistro para il portiere Ciattaglia. Futsal Pomezia che non vuole perdere tempo, Raubo prova la conclusione di punta, Erdi, Scapello, il destro di Scapello e la risposta eccezionale da parte di Cirilli, tocca verso Spinelli che non ha alcuna fretta, bel numero da parte di Macheda, Macheda che trafigge inesorabilmente Ciattaglia, difesa inappuntabile, attenzione abbiamo appena finito di parlare ed è arrivato il gol del 3-1, incredibile la marcatura da parte di Giovinazzo, un terzo del secondo tempo se n'è già andato. Bello intanto il numero da parte non scatenato, Leonardi mette al centro, gol da fantascienza questo dello United Aprilia con Leonardi che se n'è andato affondando come il coltello nel burro caldo a sinistra, ha messo un bel pallone verso Montenero che ha potuto soltanto toccare in porta. Rincorsa di Rosina, il destro che viene arginato di piede dal portiere Ciattaglia, contrariato, reclama il pallone, lo riceve, se ne va Raubo, doppia finta, Raubo, meravigliosa la sua giocata e poi il tiro a colpo sicuro che non va a buon fine da parte di Simbolotti che si divora un gol di Rosina che poi cerca di intervenire, si prosegue con Violetto che calcia in porta e il pallone si infila alle spalle del portiere Ciattaglia. Spaesati, un po' spersi i giocatori della Futsal Pomezia, ma c'è una bellissima parata, se ne va adesso il portiere Ciattaglia, il tiro ancora da parte di Raubo e con affanno se la cava la difesa dello United e poi non paga dazio neanche in questo caso, anche se ormai non ci sono neanche più tanto i presupposti perché ci sono 4 gol di differenza tra le due squadre. Raubo alla fine si toglie la soddisfazione di segnare il secondo gol in maniera ordinata, la pressione da parte della formazione ospite che incredibilmente sciupa anche questa chance. Rimessa in gioco, era l'ultima azione della partita che lo United Aprilia si aggiudica con il punteggio di 5-2 sulla Futsal Pomezia e per una notte sarà dunque solo al comando di questo campionato. E dunque con questo risultato, United Aprilia 5, Futsal Pomezia 2, vi salutiamo, un cordiale saluto agli amici di Mondo Futsal da Enrico Pasquali Coluzzi e da Emanuele Barsi che ha operato le riprese televisive.